Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Una domanda. Questa è una domanda, in effetti. Cioè, vabbè, non si può cambiare il calendario, tenerli lì pressati, so che il tuo mestiere sei bravissimo, ma avendo solo mezza squadra, come ha funzionato in queste due settimane? No, ma è funzionato bene, ma non è... Tutti quelli che sono rimasti si sono allenati bene, però il lavoro grosso che abbiamo fatto, che stiamo facendo, è cercare di riportare i ragazzi con la testa là dove ci siamo fermati. Sicuramente la sosta non è arrivata per noi un buon momento, visto che veniamo da due vittorie, comunque c'era entusiasmo, stiamo facendo bene tutto. Sai, adesso dopo due settimane che c'erano un po' di giorni liberi, c'erano alcuni nazionali, non c'era più pressione, tutto riportare di nuovo dopo due settimane a avere, sentire le stesse sensazioni della partita, di come ci siamo sentiti dopo il Torino e tutto, che sembravamo invincibili, e riportarli con la testa giusta adesso a questa partita è il lavoro, diciamo, che i più difficili da fare, perché loro come allenamento si sono sempre allenati bene. Ecco. Adesso stiamo facendo, dobbiamo fare ancora un po' di cose da qua fino domani, sperando che i ragazzi ripartano là da dove ci sono fermati, ecco, perché sappiamo che le partite dopo le soste sono sempre un po' strane, tutto, ma soprattutto dal punto di vista mentale. È vero che ci sono mancati anche un po' i giocatori, ma questo fa parte del gioco, perché anche a tutte le altre squadre non hanno avuto giocatori a completo, ma penso che questo è anche una cosa positiva. Nel Bologna mancano 8-9 giocatori che sono andati in nazionale. Ecco. Però il problema più grande è questo qua, ecco, dal punto di vista mentale, cercare di riportarli con la testa due settimane fa e ripartire come se fosse non successo nulla in queste due settimane. Poi vediamo domani. Paradossalmente, girando il discorso, forse la sosta è arrivata nel momento buono per quelli che affrontate, che non venivano certamente da un buon momento. Vabbè, questo vediamo domani. Noi sappiamo che dobbiamo incontrare una squadra che gioca molto bene, che sicuramente ci metterà in difficoltà, perché hanno giocatori forti, veloci, bravi tecnicamente, giocano bene. Poi, come tutte le squadre, hanno anche i suoi difetti. Ecco. Noi dobbiamo cercare di lavorare sulle nostre qualità e sfruttare i loro difetti. E vediamo chi sarà più bravo, ma sicuramente una partita molto difficile. Forse era meglio incontrarli qualche settimana fa, dove erano ancora, come posso dire, in una situazione serena. Adesso anche loro, nonostante hanno un vantaggio, tutto, se dovessero perdere, magari vengono un po' impauriti, anche se loro, visto il calendario, hanno due partite in casa con Chievo e con Frosinone, vincendo quelle due, sono salvi, diciamo, però... Comunque ogni partita bisogna giocarla e noi sappiamo che dipende molto da noi. Questa partita di domani diventa fondamentale, perché dobbiamo fare di tutto per cercare di vincerla, sapendo che non sarà facile. Però giochiamo a casa nostra, veniamo da un po' di risultati positivi e tutto, e abbiamo fiducia. Io invece volevo proiettarmi sulla settimana che sta per arrivare, con tre partite in 8 giorni. Non mi interessa quello che sta, io penso a questa partita qua e non voglio pensare a quello che succede giovedì, quello che succede, non me ne frega niente. Penso a questa partita qua, poi dopo questa poi passeremo a quella di Bergamo, poi così avanti. Non faccio nessun calcolo, non faccio niente, metto la squadra migliore che ho e senza nessun tipo di calcolo. E volevo dirti, collegandomi al discorso che hai fatto all'inizio su questa riportare indietro le lancette anche psicologiche all'adrenalina che avevate dopo appena chiusa la partita di Torino,
anche l'ambiente, indubbiamente oggi ci sono, dopo ti chiederemo di questi tifosi che vengono in campo, ma anche l'ambiente, grazie ai vostri risultati, ai tuoi risultati di questa squadra, dice adesso Bologna è una squadra, quindi la salvezza, certo, è in salita, ma adesso possiamo salvarci, anzi Bologna si salverà. Anche questo, paradossalmente, che è un merito vostro, tuo soprattutto, può essere un'insidia pensare che il più sia stato fatto? Ma sicuramente ci fa piacere che i tifosi hanno cominciato a crederci a questa cosa qua, alla salvezza, e quanto ci crediamo anche noi, ma penso che loro sono sempre stati presenti anche nei momenti molto più difficili di questo. È vero che noi stiamo facendo bene, è vero che veniamo da due vittorie, tutto, ma è vero anche che siamo terzi ultimi in classifica, comunque ancora. Perciò non abbiamo fatto niente. Noi sappiamo, se continuiamo a giocare così, se continuiamo a allenarci così, se abbiamo questa mentalità, questo spirito, che abbiamo molte possibilità per salvarci. Ma sappiamo anche, se ci manca una di queste cose che ci hanno permesso di fare quello che abbiamo fatto, che è atteggiamento giusto, resilienza, concentrazione, attenzione su ogni minimo dettaglio, coraggio, se ci manca una di queste cose qua, poi andiamo in difficoltà. Cioè, dobbiamo mantenere queste 3-4 cose che sono imprescindibili per il nostro percorso, per il nostro tipo di modo di giocare. E se riusciamo a mantenere questo, abbiamo molte possibilità per salvarci. Ma come ho detto, ancora siamo terz'ultimi e non abbiamo fatto niente. Perciò si va avanti consapevoli, se continuiamo a giocare così, che abbiamo possibilità di farcela. E poi con l'aiuto dei tifosi sicuramente sarà anche più facile. Ecco. Come ti sono rientrati i due giocatori che hanno qualche chance, secondo me, di giocare domani dalle nazionali? Mi riferisco a Pulgar e Gonzales. Ma sono tornati tutti e due, è vero che c'era fuso orario e tutto, ho parlato ieri con loro, vediamo oggi allenamento, vediamo tutte le cose, poi domani giochiamo alle 6, perciò diciamo, il problema non è un problema fisico perché hanno giocato quelle partite o non hanno giocato, il problema è solo viaggio e fuso orario, ecco, se riescono a smaltire questa roba qua, però poi dopo ci parlo con loro e vediamo quello che mi dicono, ci ho già parlato, loro devono essere sinceri con se stessi e sinceri con me, perché a me domani mi servono giocatori al 100%. Se mi assicurano che ci sono, possono anche giocare. Se vedo qualche titubanza, tutto, li lascio fuori. Però, come ho detto, adesso, per adesso ancora non so niente, vediamo domani. Mi sono dimenticato di Elander, come è rientrato lui? No, è rientrato già... Diciamo sempre questo fastidio alla caviglia, però ho giocato due partite con la nazionale, è tornato, lui non ha fatto i viaggi lunghi, tutto, cioè uno che può giocare tranquillamente la partita. Ecco. Caviglia, diciamo, in queste due partite non ha peggiorato di quello come è andato, si è allenato regolarmente. Diciamo è convocato, poi vediamo chi fa giocare. Ti chiedevo un commento sul successo della primavera al torneo di Viareggio e se hai visto per il futuro, perché insomma fare esordire adesso qualcuno è un po' difficile, qualche giocatore interessante magari negli allenamenti o al torneo stesso. Ma sicuramente è una grande cosa, quello che ho detto anche a loro, perché non è da tutti i giorni che Bologna vince il torneo di Viareggio, l'ultima volta hanno vinto nel 67, se non vado, e c'erano anche tanti grandi giocatori che hanno giocato questo Viareggio con Bologna e che non sono riusciti a vincere, perciò comunque... Sono entrati anche nella storia, perché fra 20 anni, quando si parla, si dice chi ha vinto Viareggio nel 2019, diranno Bologna, perciò sicuramente una cosa molto bella, positiva, gli abbiamo fatto tutti i complimenti, è vero che noi in quel momento stavamo facendo allenamento, avevamo finito, abbiamo visto il secondo tempo supplementare, i rigori, poi visto che i ragazzi hanno messo anche sui social le esultanze e tutto, cioè, siamo tutti molto contenti. Per quanto riguarda i giocatori, spero per loro che prima o poi ci sarà qualcuno che può essere anche aggregato alla prima squadra, ma
Sicuramente si dovranno aspettare un po' tempi un pochino più tranquilli, ecco, perché in questo momento non mi sembra caso di chiamare nessuno. Poi magari se dovessimo essere bravi e salvarci con qualche giornata di anticipo, allora può succedere di tutto, però per adesso loro devono essere concentrati, fare le cose loro, cercare di rientrare nella Serie A, no? Perché hanno una partita oggi anche decisiva, abbastanza domani. Cioè devono essere concentrati a quello, poi dopo tutto viene da solo, di conseguenza. Dimmi questo clima un po' di euforia, no? Cioè la vittoria di Torino, i tifosi gasati, la primavera che vince, quindi nel tuo L'euforia percorso mentale. non è mai negativa. Se temiamo che i tifosi ci fischiano, che c'è un'atmosfera brutta, poi dobbiamo temere anche quando c'è euforia, perché sono tutti fiduciosi. Tutto. Sicuramente tra i due sentimenti io preferisco quello secondo, ecco. Poi dobbiamo stare attenti nel bene e nel male. Come detto, noi dobbiamo avere un nostro equilibrio sempre. E quando cose andavano male, come adesso, quando cose vanno abbastanza bene, ma strada è ancora lunga, mancano 10 partite, perciò quello che voglio che sia chiaro è che penso che sia chiaro anche ai ragazzi che se noi giochiamo in una certa maniera abbiamo molte possibilità per salvarci, perciò non c'è, è giusto che i tifosi hanno euforia, giusto anche che noi comunque adesso dal punto di vista mentale siamo meglio, abbiamo più fiducia, abbiamo più consapevolezza e tutto, che sono cose positive, ma non bisogna mai, diciamo, dimenticare dove siamo stati, quello che questi ragazzi hanno passato in quest'anno, e sappiamo che nessuno ci darà una mano, ci dobbiamo tirare fuori da soli con le nostre forze, con il nostro gruppo, con quello che stiamo facendo tutte le settimane, tutti i giorni della settimana. Poi alla fine faremo conti e vedremo se saremo bravi e quanto siamo stati bravi o meno bravi, ma si pensa partita per partita cercando di prendere più punti possibile. Nella scelta su chi sostituirà Lianco può pesare anche il fatto di queste discussioni che Gonzalez ha con la squadra estera o l'ha visto tranquillo da No, quel punto di vista? ho parlato con un ragazzo, è tranquillo, sereno. Abbiamo deciso che, diciamo, in questo momento, visto squalifica di Janko, visto Highlander che comunque è andato in nazionale con una caviglia non così, visto che ci abbiamo 3 partite in una settimana, visto che ci abbiamo anche tanti giocatori diffidati, lasciarlo qua almeno per un'altra settimana fino a partita con Chievo, poi dopo se va tutto bene, poi se ne va. Ecco. Però ragazzi consapevole, è un grande professionista, è un bravo ragazzo, perciò lo vedo bene, l'ho visto, ci ho parlato. L'idea era quella che lui dovesse rimanere subito là e partire subito, ma visto la situazione, comunque l'abbiamo fatto tornare, ma il ragazzo è a posto, è tornato, comunque c'ha un altro anno di contratto con noi e tutto, però è tornato comunque volontieroso, non è che è tornato malamente, che è un ragazzo quadrato, perciò da quel punto di vista non ci sono problemi. Sinisa, il Sassuolo è una squadra, come dicevi, che gioca bene, anche se adesso non è nel momento migliore, però è anche una squadra che concede molto. E tu come imposti la partita? Come sempre, giocandotela o magari li aspetti per ripartire? Io non aspetto nessuno. Se io vado ad attaccare Juve, attaccare Roma, ci vado ad attaccare anche Sassuolo. Non è che io aspetto. Io, come detto, noi abbiamo il nostro modo di giocare, la nostra mentalità e non la cambiamo. Possiamo cambiare qualche cosa in fase offensiva, quasi difensiva, visto come loro attaccano, difendono, ma la nostra mentalità è sempre quella, noi giochiamo sempre per vincere. A te, che sei stato un grande interprete di San Siro, volevo sapere qual è il tuo punto di vista rispetto all'idea che spacca un po' Milano, costruire un nuovo San Siro abbattendo il vecchio, rimanere nel vecchio San Siro mettendolo a posto. Sembra una domanda da architetti, ma è
è anche una domanda da fare, un addetto ai lavori, uno che ci ha giocato e ci ha anche allenato da vice. A me più che San Siro mi interessa lo stadio nostro a Bologna, se si farà o non si farà, quello che succede, ecco, quello. Poi San Siro è un tempio del calcio, poi non lo so là quello che succede, perché sinceramente ho visto qualcosa sui giornali ma non sono andato a approfondire l'argomento, non so di cosa si tratta, non so dove è stata questa spaccatura e tutto, cioè non posso neanche, non mi sento neanche di parlare e giudicare perché non so bene l'argomento, ecco. E invece sul nostro, ecco, sai là, qualcosa la stessa in cosa? Non lo so, perché ho letto qualcosa che dovrebbe esserci, dovrebbe poi la squadra dovrebbe giocare un anno fuori, cioè, però penso che su tutti i discorsi che la cosa principale è salvare la Bologna, poi con una volta Bologna salvata poi si possono pensare anche a queste altre cose, perché se per caso non dovesse succedere questo non lo so neanche di stadio cosa succederà, ecco. Che Bologna in Serie B non ci vorrei neanche pensare, e io non sono venuto per questo qua, come detto, io sono convinto che noi a fine raggiungeremo il nostro obiettivo, anche se sappiamo che non sarà facile, sarà complicato, però ho avuto sempre fiducia e più tempo ci passo più fiducia ho, ecco. Poi dopo pensiamo e parliamo degli stadi, di altre cose che sicuramente sono importanti, ma la cosa fondamentale è mantenere Serie A, poi dopo tutte altre cose vengono da sé. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.